Oggi abbiamo fatto un giro, ahimè, provincia di Pescara, provincia di Teramo, comunità isolate, mancanza di energia elettrica. Però qua all'Aquila, soprattutto in alcune frazioni, è qualche anno che la gente aspetta risposte, che la gente scappa, che la gente si organizza come può. E siccome i soldi sono stati stanziati, i mezzi ci sono, l'uomo non può controllare quello che arriva dal cielo o che si muove da sottoterra, per carità. Però può prevenire, può ricostruire. Non capisco perché ci siano ancora intere porzioni di città e di frazioni che sono nelle condizioni di qualche anno fa. E quindi questo non è accettabile. A tutto il resto sì, per carità, sì, si può far fronte. Non ha rispettato certo l'appello del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ad abbassare i toni delle polemiche nella fase acuta dell'emergenza neve e sismi in Abruzzo, mentre si scava tra le macerie dell'hotel Rigopiano. Il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, che ieri nel suo tour abruzzese è arrivato anche ad Arischia, frazione del comune dell'Aquila, dove a quasi 8 anni dal sisma la ricostruzione è ancora al palo e dove molti dei cittadini sono ora sfollati nelle strutture antisismiche della scuola elementare, a seguito delle violente scosse del terremoto di mercoledì, che hanno avuto come epicentro la vicina Campotosto e Montereale. Salvini, accolto da Fabrizio Taranta, coordinatore cittadino di Noi con Salvini, e dei consiglieri comunali salviniani Luigi Deramo, candidato sindaco alle amministrative di Primavera, Emanuele Imprudente e Daniele Ferella, non ha risparmiato bordate alla macchina ingolfata dei soccorsi che sta intervenendo in queste drammatiche ore in Abruzzo. Io oggi ho parlato con sindaci, carabinieri, vigili del fuoco, poliziotti, volontari, c'è mancanza di coordinamento. Ci sono tantissimi uomini, ad esempio all'albergo investito dalla Slavina, i primi ad arrivare stanotte sono stati dei volontari del soccorso alpino di Belluno, quindi sono partiti dal Veneto. Mi riempie il cuore perché la solidarietà italiana è incredibile, però mi domando se non c'era qualcuno di organizzato e organizzabile più vicino, quindi evidentemente qualcosa nella direzione non funziona, nella testa non funziona.